Oggi siamo a Firenze, la culla del Rinascimento, per parlarvi di un argomento bello, interessante, quasi primaverile. Parliamo di matrimoni. Quanto sono cambiati i matrimoni e le classiche bomboniere? Sono quelle di un tempo? Quanti cambiamenti ha subito la preparazione di un matrimonio? Oggi ne parliamo con Claudia Bomboniere. Entrate con me. Eccoci qua, arrivate nel tuo negozio. Buongiorno Claudia. Buongiorno a te Angela, benvenuta. Allora Claudia, dobbiamo necessariamente ringraziarti per aver allestito per noi questo splendido spazio che mi pare che durante l'evento ha un nome preciso. Esatto, questo è il tavolo della confettata. La confettata da quanto è entrato nell'ambito del matrimonio? È sempre esistito? No, è entrato a far parte del mondo del matrimonio negli ultimi anni, sinceramente. Prima c'era soltanto la bomboniera classica, poi negli ultimi anni è venuta fuori l'idea della confettata, cioè una degustazione di confetti che può essere abbinata ai dolcetti, ai pasticcini, al tavolo dei liquori e del caffè. E quindi abbiamo capito che avviene a fine evento, a fine cena o a fine pranzo dunque. Sì. Bene, questo lo vediamo e segue proprio un colore specifico, il bianco e il verde. Quali possono essere le proposte in base a cosa si sceglie? Allora, praticamente deve esserci un filo conduttore di tutto il matrimonio. Brava, filo conduttore, te da brava professionista mi dici si chiama filo conduttore. Che può essere o un colore, una gradazione di colori, oppure può essere un tema, il tema del mare, non so, ad esempio il tema dei film, se gli sposi sono degli appassionati di cinema, e deve essere un filo conduttore. In questo caso ho scelto l'abbinamento del verde, che è un colore molto di moda anche quest'anno. Ecco, partendo, intanto dobbiamo dire che la nostra Claudia, oltre ad occuparsi della classica bomboniera, nonché del piccolo articolo di regalo, dei confetti, eccetera, eccetera, ha davvero una preparazione straordinaria per ciò che concerne gli eventi, quindi non solo matrimonio, ma anche comunioni e tutto quello che tratta il festeggiamento di un evento particolare e unico nella vita. In questo caso ci parlavi di filo conduttore e noi vi stiamo presentando quello che è questo contesto, questa piccola confettata, come ci racconta la nostra Claudia. Però lì per esempio vediamo questo cartello, che se non ho intuito male, con la lista dei tavoli, giusto, che ha un nome particolare, che è il tableau de mariage. È un tabellone che viene utilizzato per far capire agli invitati, agli ospiti, dove dovranno sedersi all'interno della sala del ricevimento. Anche questo però deve contestualizzarsi nel filo conduttore? Sì, tutto deve essere assolutamente in coordinato. Tutto in coordinato. Claudia, la nostra curiosità è questa: noi ci troviamo a Firenze, una location straordinaria, da tanti cercata proprio per il matrimonio. Abbiamo ospitato matrimoni bellissimi, specialmente negli ultimi anni, no? Anche degli spazi di Firenze sono stati scelti proprio per festeggiare questi matrimoni. Ecco, quanto è cambiato il mondo del matrimonio? Firenze va ancora molto? È scelta moltissimo per questo? Firenze è sempre una meta prestabilita, non c'è verso. Soprattutto gli stranieri amano venire a sposarsi a Firenze, amano le location particolari di Firenze, dai giardini alle ville o pure semplici piazze nelle quali venire a fare delle fotografie artistiche. Dopodiché il mondo del matrimonio è cambiato tantissimo, soprattutto in tutte le città, ma anche a Firenze, logicamente.
vi è più un occhio del riguardo per il prezzo, per il costo, però non manca mai la voglia del fare qualcosa di elegante. C'è più attenzione nel piccolo dettaglio, magari meno persone, meno invitati, non c'è più i super matrimoni che potevano esserci un tempo. Però a Firenze ci si viene sempre a sposare, è sempre un posto meraviglioso. Allora, abbiamo detto, questa è la confettata che giusto è da poco tempo che viene contestualizzata nell'ambito del matrimonio. Qui vedo cose a parte molto, davvero molto carine. Intanto io metto le mani, tu lo sai, prego. Voglio vediamo questo che dovrebbe essere così a intuito un ventaglio, giusto? Sì. Certo, è un ventaglio che può essere regalato agli sposi come ringraziamento per ringraziare gli invitati di aver partecipato. In estate può essere utilizzato nelle calde giornate dei matrimoni estivi. In chiesa? Esatto, in chiesa. Tutti uguali, magari evitiamo quegli antiestetici ventagli che di solito utilizzano. Brava, brava. E poi possono essere riutilizzati anche al ricevimento. Bene, ok, perfetto. Questo è davvero un'idea carina e anche questa è innovativa da poco. Sì, 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 tutto nuovo. È possibile poi anche questo, logicamente, come possiamo notare, il fiocchino verde in abbinamento con tutto il resto del matrimonio. Qui la classe non è acqua. Va bene, io questo intanto lo prendo perché ho 2-3 matrimoni per... va bene? Perfetto. Speriamo siano sul verde, così almeno sei in tinta. Soprattutto speriamo che durino molto. Questo è mio e lo mettiamo qui. Poi abbiamo invece tanti... Oh, guarda qui cos'ho. Guarda, prendo questo perché è già aperto. Qui abbiamo dei conetti e questi li abbiamo ritrovati. Questi sono veramente simpatici. Piuttosto che prendere tutto quel riso a manate, insomma, confetti, monete, eccetera, eccetera. Questi, anche questi sono i nuovi. Assolutamente, sono nuovissimi. E ce l'abbiamo anche in un altro modello. Modello più spiritoso, fatto in questa maniera. In questo modo decidiamo quanto riso vogliamo che gli invitati ci lancino addosso il giorno del matrimonio, perché non si potevano vedere veramente le zie che si presentavano al matrimonio con il sacchetto di carta del riso comprato al supermercato. Questo invece uno decide già la dose di riso da lanciare. E poi c'è anche un'altra cosa: questo riso che utilizziamo è colorato, anche questo per essere in abbinamento con il resto del matrimonio. E oltretutto è un riso che non macchia gli abiti, perché ricordiamoci che il riso classico bianco, nonostante tutto, spolvera l'amido e quindi può macchiare gli abiti scuri. Questo riso è fatto apposta per non incorrere nel bruttissimo effetto degli abiti che dopo il matrimonio vengono portati a lavare e tornano tutti macchiati. E non vanno via le... quindi zie, questo è un appello che noi facciamo, e fallo tu questo appello, zie, lasciate stare il riso comprato al supermercato. Per il matrimonio venite da Claudia, abbiamo il riso antimacchia, basta bischerate, come dicono a Firenze. Poi dunque abbiamo altre, questa è la scatolina, questa è una scatolina, gli sposi mi pare che siano sempre Paolo e Francesca, leggo. Allora, qui abbiamo una scatolina, vero? Tutto l'oro, tutto incordinato insieme al al ventaglio. Abbiamo la scatolina porta confetti e in questo caso è stato fatto anche il conettino porta riso per il riso di cui sopra. Queste sono delle semplici scatoline nelle quali ci vengono messi i confetti e possono essere messi anche a tavola, anche questo come ringraziamento. Dentro gli immancabili confetti bianchi alla mandorla 5 o comunque numero dispari. La perché? Perché numero dispari? Vediamo se ti becco impreparata. Perché numero dispari? Ci hai provato, Non ti è riuscito. Allora, i confetti devono essere in numero dispari e soprattutto in numero 5, perché 5 è un numero dispari, ossia indivisibile se non per se stesso, come dovrebbe essere la coppia dopo il matrimonio. Oh mamma, che questo è veramente un concetto filosofico, mi hai fregato alla grande. E poi c'è anche il discorso del numero, che sono 5 qualità che vengono sperate per i futuri sposi. Lunga vita, prosperità, ricchezza, salute e fortuna. Altrimenti possono essere sempre in numero dispari. Nel caso in cui ne mettiamo 3, rappresentano la nuova coppia e il primo figlio. Oppure se dobbiamo fare una confezione proprio piccola piccola, giusto con un tulle e un confetto solo, rappresenta la coppia nel suo futuro. Sei preparatissima, preparatissima. E voglio farvi notare che anche nel
Cornetto, si chiama Cornetto, Conetto, chiama, Conetto, vedete, Cornetto, Cornetto, magari no, nel matrimonio Cornetto, Cornetto evitiamo. A quest'ora comincio ad avere fame, è il Cornetto del gelato, devo ci vuol dire che ne dai. Da buona, va bene. Ok, anche in questo Conetto abbiamo la scritta proprio il nome degli sposi e la data, cioè sono piccoli dettagli veramente strepitosi. Poi andiamo avanti e vediamo, beh, questo è proprio un matrimonio. Cos'è questo? Questo, anche questo sul bianco e sul... cos'è? Allora, questa è una cosina super divertente. Allora, i grandi lanciano il riso quando escono gli sposi. Tieni questo microfono che io devo provare, vai, vai, vai. Queste praticamente vengono utilizzate soprattutto dai bambini. Sono le bolle di sapone. Praticamente i grandi lanciano il riso e i bimbi si divertono a lanciare le bolle. Continua pure a parlare. Ah sì, ho capito. Ma tu continui quando, a divertirti. Quando? Dimmi quando, dimmi quando. All'uscita degli sposi dalla chiesa, praticamente insieme al classico lancio del riso, mi sta inondando di bolle. Questo è bellissimo. Anche questo, Claudia, se mi permetti, lo prendo. Ma conosce l'anse e classe, va bene. Il verde scuro o il verde chiaro? Ma se sei generosa, io farei tutte e due. È perfetto. Va bene, noi scherziamo. Intanto io metto via da parte la mia roba. Qui però vediamo un altro cornettino. Conettino, basta con questo cornettino. E qui abbiamo tanti colori di confetti. Sì, perché i confetti logicamente devono essere anche quelli in abbinamento con il matrimonio. In questo caso nella tavolata del verde abbiamo i confetti in assortiti con il verde. Questo è un modo simpatico per poter dare i confetti agli invitati alla fine del pranzo. Oppure semplicemente vengono messi i conetti vuoti e in sede di confettata gli invitati prendono il conetto vuoto, lo riempiono con i confetti a vari gusti e vanno a giro tra gli altri invitati con il conettino in mano. In alternativa o a completamento della scatolina? In alternativa, in alternativa. Sì. No, ma sai, io sono più per la scatolina, sai perché? Perché ci sono sempre quelle zie del ventaglio, cioè quelle di prima praticamente, che quando arrivano ai confetti, no? Va, vero che quanti... Mi hanno raccontato delle scene drammatiche di persone che per i confetti dice, no, sono già sazia, non ne prendo altri, però se li infilano in tasca, si trovano le persone con le chiavi della macchina in mano, ma con le borsette piene di confetti, delle cose. Le pochette, quelle da matrimonio piccole, però piene di confetti. Che... Esatto. Vabbè, allora, dunque, secondo me, ecco, no, non per essere, però, la scatolina classica, tre confetti e via, per tutti, per le zie, per i parenti. Bene, passiamo ad altre bomboniere, qui passiamo però a un ambito diverso, no? E quello che dovrebbe avvenire prima del matrimonio, si suppone, giusto? Sì, poi a volte succede anche dopo, però. Dopo svariati anni. Allora, parliamo tre minuti di quello che è l'evento della laurea. Intanto un evento anche questo molto importante e vediamo che il filo conduttore, mi dica bene, sto parlando bene, filo conduttore parte dal colore rosso e anche qui le proposte sono tante. È cambiata la bomboniera per la laurea? La bomboniera per la laurea a grandi linee è rimasta sempre quella, nel senso rimane il classico rosso, il classico tocco come cappello, immancabili sempre i gufi perché sono simbolo di saggezza, quindi sono sempre tra i simboli principali della laurea. È passata un po' l'idea della goliardia e della feluca, il classico cappello che andava un tempo, così come è passato l'abbinamento che un tempo veniva fatto dei vari colori delle facoltà. Ora quella è una cosa in cui ci si sta molto poco dietro, quindi rimaniamo sempre sui gufetti, su cose più serie, cose più divertenti, questo sempre in base alla tipologia di soggetto. E poi ci possiamo specificare per dire, per chi si laurea in medicina o in farmacia, abbiamo il simbolo classico della medicina. Questo è molto carino, è un pensierino veramente niente. Deve essere accompagnato a una scatolina. Sì, lo possiamo utilizzare per legarlo a un sacchettino, ad esempio. Prendiamo un sacchettino, prendiamo il simbolo della laurea, ce lo leghiamo sopra e ecco fatta una bomboniera per un ragazzo che si possa laureare in farmacia.
Questa, in medicina, questo è bellissimo e questo te l'ha suggerito la Label, ricordatelo. Sarà fatto, ci metterò il tuo nominativo come modello Label. Esattamente, lo vengo a controllare. Allora, quindi abbiamo capito tante cose, oggi abbiamo capito che anche la bomboniera anche qui è molto cambiata. E poi qui invece abbiamo tutte le bomboniere del tutte no, ma insomma un bel assortimento di bomboniere per il matrimonio. Ma il classico argento, quello che si usava un tempo per il matrimonio. Sì. L'argento annerisce. E quindi no. E come cosa si usa adesso? Oggi piacciono molto cose più semplici, quindi si va dalla scatolina in cristallo. Te ne sto rompendo 12 intanto. Ok. Questa, per dire, può essere una semplice scatolina in cristallo, porta i confetti, rimane perché dopo può essere utilizzata come portagioie. Non è il cucchiaino d'argento che dopo non lo butta in un cassetto. Oggi a molte coppie di ragazzi piace l'idea del fare una bomboniera che dopo possa rimanere, che dopo non viene buttata via. Quindi le coppie sono più pragmatiche, meno esigenti. Sì, sì. Poi possono esserci casi anche nei quali vengono fatti, tipo là dietro ne ho messo uno, un piattino. Bravissima, bravissima. Questo è carino e mi sembra di rivedere una stilista in particolare, o no? Sì. Lo diciamo? Lo diciamo? Lo possiamo dire? No, allora, non diciamolo, facciamo vedere le iniziali. Facciamo vedere le iniziali. Questa è una linea molto elegante. È una linea molto elegante. E quest'anno ha firmato una linea di bomboniere molto esclusive. Sono molto belle, in cristallo, in questo vetro particolarmente lavorato, altre linee in porcellana bianca. Questa è un'alternativa per un matrimonio un po' più elegante, che magari i ragazzi che vogliono fare ragazzi, oppure magari persone un pochino più in là con gli anni, perché magari oggi ci possono essere anche discorsi di matrimoni, secondo, terzo, quarto matrimonio. Sempre con la stessa persona, giusto? No. Secondo, terzo, quarto, no. Beh, e al secondo matrimonio come si è? Meno esigenti rispetto al primo o...? Allora, dipende com'è stato il primo. Cioè, nel senso che se è stato dispendioso il primo si tende a... Magari il secondo viene fatto con meno persone. Quindi magari poi ci può essere anche una maturità mentale maggiore. Vediamo. In teoria. E quindi magari piace l'idea del fare un oggetto un po' più bello. Ho capito. Meno invitati, ma un oggetto un po' più prestigioso. Meglio pochi ma buoni. Meglio pochi ma buoni. Esatto. E questo, per dire, può essere un esempio di una bella bomboniera. All'interno ci mettiamo un semplice pacchettino con i confetti nella sua scatola e fuori possiamo decorare a scelta, insomma, se c'è anche un colore o meno, fiocchi, fiori, quello che preferiscono. Questa linea molto elegante, poi dopo vi mostreremo proprio l'assortimento che c'è. Abbiamo anche dei portagioie in legno, mi pare di vedere, profumatori, piccoli oggetti tipo sale e pepe, insomma una linea completa questa. Sì, non manca niente, manca la tavola, poi c'è tutto. Vediamo tutto. Proseguiamo con le nostre presentazioni e qui abbiamo, va bene, il classico portagioia, questo è davvero forse un po' più classico rispetto alle altre, no? Come questo viene molto scelto? Abbastanza, la scatolina in porcellana traforata piace, anche questo per i matrimoni un po' più classici, non vogliono fare piattini, sale e pepe, cose troppo impegnative, però che piace un oggetto classico. Ma tra le domande che fai quando arriva una sposa a scegliere tutto il filo conduttore, insomma, di questo matrimonio, ecco, cosa chiedi? Intanto inizio partendo con il: avete già scelto l'abito? Sì. Di che colore è? Bianco, avorio. Oppure: avete già un'idea di come vi piace che venga organizzato il matrimonio? Avete già pensato a un colore o a un tema predominante o lo cominciamo a studiare insieme? Se hanno già cominciato ad avere delle idee, cerco di seguire il loro filo conduttore. Se, come alcune volte mi capita, le coppie brancolano completamente nel buio, allora partiamo con il sacchettino della bomboniera o con il confezionamento della bomboniera. Da quello studiamo tutto il resto del matrimonio. Perché? Il tuo è il lavoro di wedding planner a un certo punto.
Praticamente sì, ecco, io l'unica cosa che non faccio è andare per ville e ristoranti, perché poi per il resto, logicamente anche per il mio tipo di lavoro, devo uno avere delle conoscenze del matrimonio a tutto tondo e poi anche affiancarmi a dei partner lavorativi di fiducia, dalla conciatrice alla truccatrice, a chi può fare il noleggio dell'auto, al fotografo. Quindi sei capace di dare tutti i servizi dell'evento? Praticamente sì, ma già io stessa, perché io ho seguito dei corsi di acconciatura e di trucco da sposa, ho seguito dei corsi di fotografia, ho seguito dei corsi di wedding planner, perché logicamente devo avere una conoscenza del settore. Il mio unico limite è che avendo il negozio mi è difficoltoso proprio andare nella villa, nella location per fare l'allestimento del tavolo della confettata, quindi è più facile che demando a chi si è occupato del catering o degli allestimenti floreali di occuparsi anche di allestire la parte mia della confettata o della cesta con le bomboniere. Però sei capace appunto di dare tutti gli input giusti per seguire un filo conduttore. Poi ne abbiamo una, ecco, questa si nota ed è molto carina, veramente, che può sembrare così apparentemente molto classica, però cosa ci racconti di lei? Questo è un sacchetto molto particolare. Quando le persone non vogliono fare un oggetto, possono scegliere anche per fare un bel sacchetto, che possono arrivare anche a spendere la stessa cifra di un bel oggetto. Su questo sacchetto c'è stata messa questa grande calla che, nonostante le apparenze, è una calla finta. Sì, sembrerebbe. Perché la scelta di questo fiore? Perché la calla rimane sempre uno dei fiori preferiti per i matrimoni. È un fiore molto elegante, è un fiore che piace molto alle spose. Spesso le spose utilizzano anche dei bouquet da poter portare al braccio, fatto con delle calle. Da ricordare. Bravissima. E le spose alte. Perché se una sposa bassa usa un bouquet a braccio, rischia di sembrare ancora più bassa. Bene. Chiaramente, essendo io molto alta, io l'ho usato. Bene. Il mio era proprio un mazzo a fascio lungo. Bene. Con il nastro blu elettrico, spero. Chiaramente, il vestito brava. Blu elettrico, sì, perché vedi. E dunque passiamo, qui vediamo la chitarrina, qui abbiamo un chitarrista. La chitarrina, anche questa, può essere fatta sia per le comunioni. Oh, qui c'è, questo essendo una calamita, si vede che si è spostato dentro il nastrino. Non preoccupare, il danno l'ho fatto io. Brava, brava. Te lo metto tutto in conto a te. Se c'è un bambino che fa la comunione, si può fare la chitarra. Oppure, gli sposi sono degli artisti, suonano in un gruppo musicale, c'è la chitarra classica, c'è la chitarra elettrica. Possiamo tranquillamente allestire delle bomboniere per gli sposi che suonano strumenti musicali. Bellissimo anche questo, veramente. E poi io intanto, come si dice qui a Firenze, ciaccio. E qui no, aspetta, mi incuriosisce questa a me, questa. Qui abbiamo Sabrina e Matteo. Noi salutiamo intanto tutti gli sposi che troviamo qui, no, veramente, perché ce ne sono 3 miliardi, proprio a dimostrazione del fatto che lavori veramente tanto. Questa è una scatolina portatè. Brava, vedi, brava. Vedi? Ricorda molto le scatoline, quelle di tè che andavano una volta. Sì. Infatti sono di una linea vintage. Vintage. Perché la scelta di una bomboniera così semplice? Utile. Utile. Perché dopo può essere riutilizzata. Gli sposi magari erano un po' indecisi su cosa fare. Facciamo un oggetto, facciamo contento quello, facciamo contento l'altro. E poi, come non per ultimo, un matrimonio in stile vintage, quindi con delle apparecchiature un po' raffinate, un po' retro, con un abito un po' retro, un'acconciatura anche quella tipo anni 50, ci può stare benissimo una scatoletta di tè. Poi qui invece vedo, ecco, aspetta che te la tiro fuori, la facciamo vedere ai nostri telespettatori. Questa mi piace moltissimo, che è la coroncina per la comunione. Anche per le damigelle del matrimonio, o per le damigelle del matrimonio, o per le bambine che passano a comunione. Queste piacciono tantissimo, infatti ne faccio a tonnellate per tutte le bambine. Sei un amore, te la faccio anche a te, guarda. Sì. Posso scegliere il colore? Certo, blu elettrico? Chiaramente. Sarà fatto. Bene, allora questo, visto che me la rifai, te la lascio. Va bene? Poi abbiamo, qui troviamo invece addirittura, no, non ci posso credere, addirittura i confetti singolarmente? Abbiamo i confetti singoli qui? I confetti incartati singolarmente principalmente vengono fatti o per la laurea,
praticamente c'è una festa della laurea, viene aperto un vassoietto con i confetti incartati singolarmente. Possono essere portati in ospedale quando la mamma ha appena partorito il bimbo o la bimba, allora sono meno invadenti di una scatolina o di un sacchetto. Praticamente c'è una scatolina con questi confetti incartati singolarmente, vengono posati lì sul comodino. Quando vengono gli amici a portare un pensierino alla neomamma, viene offerto anche lì il confetto. Questa è un'idea molto carina, questa dei confetti singoli per... si usa ancora il classico fiocco attaccato quando nasce il bambino? Poco. Allora, o c'è il classico fiocchettino che viene attaccato alla porta veramente da 2 euro, che spesso magari viene comprato direttamente in ospedale, oppure c'è chi si fa fare al limite dei fiocchi molto più belli, più decorativi, magari fatti appunto croce o su una struttura di legno con attaccato un peluche, che però magari spesso e volentieri rimangono attaccati alla porta di casa. Allora, no, questa torta è veramente meravigliosa. Abbiamo detto si utilizza per lo baby shower, per il baby shower, che è la festa dedicata alla mamma, al bimbo, a chi? A tutte e due. Praticamente è la festa che fanno le amiche alla neomamma poco prima che stia per partorire. Quindi quella cosa si vede qualche volta nei film americani, con tutte le amiche che regalano vestitini, tutine, spazzoline alla mamma che sta per partorire. Bellissima questa cosa. Regalano anche la torta di pannolini. Ma saresti capace di allestire questa cosa te? Qual è il problema? No, bellissimo. Cioè io magari no, mi piacerebbe avere anche solo per... È bellissimo, veramente. E su questo io saluto tutti i miei telespettatori. Un grazie da Angela Label e dalla nostra amica Claudia, che adesso saluta anche lei. Ciao, grazie mille a tutti. A presto.